Benvenuti a Fabi Risponde, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani che si occupa di dare risposta ai quesiti dei lavoratori bancari sulle regole e sulle leggi del settore. Oggi parliamo delle fondazioni bancarie. Cosa sono? Sono enti a personalità giuridica privata, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale. Trovano riconoscimento proprio nella Costituzione, grazie al combinato disposto degli articoli 2, 18, 41 e 43. Per esse, come per le altre fondazioni, il patrimonio rappresenta, insieme allo scopo, l'elemento costitutivo essenziale ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Il vincolo di destinazione del patrimonio è qui stabilito dalla legge, che vieta, tra l'altro, la distribuzione sotto qualsiasi forma di quote di patrimonio agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti. Quando sono state istituite? Le fondazioni di origine bancaria nascono nell'ambito di un processo di privatizzazione degli enti creditizi, introdotto dalla normativa primaria degli anni 90, anche se sotto la spinta esercitata dalle direttive comunitarie 780 del 77 e 646 dell'89, emanate in materia creditizia. La riforma determinò una profonda trasformazione delle originarie banche del Monte e casse di risparmio, nonché di alcuni grandi istituti bancari di diritto pubblico, separando l'attività creditizia da quella filantropica. L'attività creditizia fu scorporata e attribuita alle società bancarie privatizzate, mentre le attività finalizzate allo sviluppo culturale, civile ed economico rimasero proprie delle neonate fondazioni che, tuttavia, salvo casi specifici, mantennero a lungo il controllo delle banche scorporate. Da chi sono governate e controllate le fondazioni bancarie? Con decreto ministeriale 150 del 2004 sono state recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, prevedendo che l'organo di indirizzo delle fondazioni debba essere composto in via prevalente da rappresentanti di enti pubblici e privati, espressione delle realtà locali. È stata inoltre stabilita l'incompatibilità tra le funzioni di amministrazione, direzione, indirizzo e controllo presso le fondazioni e gli incarichi presso le società bancarie conferitarie, le società da queste controllate o partecipate. Nel 2010 è stato infine chiarito che la vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria è attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino a quando, nell'ambito di una riforma organica delle persone giuridiche private, non verrà istituita una nuova autorità ad hoc. Le fondazioni che manterranno direttamente o indirettamente il controllo sulle società bancarie rimarranno in ogni caso sottoposte alla vigilanza del Ministero, anche successivamente all'istituzione del nuovo regolatore. Quali finalità perseguono? In quanto enti di diritto privato di natura non commerciale, le fondazioni bancarie non perseguono fini di lucro, ma impiegano il proprio patrimonio in investimenti finanziari, la cui redditività determina il risultato di esercizio, avanzo o disavanzo. Anno per anno gli avanzi così realizzati contribuiscono a determinare il livello delle erogazioni sul territorio di riferimento, oltre che a costituire fondi di accantonamento per la salvaguardia del loro patrimonio. In particolare, la loro attività istituzionale è il perseguimento esclusivo dei fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. I settori ammessi sono stabiliti per legge e sono indirizzati in vari ambiti. Dalla famiglia alla formazione giovanile, dall'istruzione alla beneficenza, dall'assistenza agli anziani alla tutela dei diritti civili, dalla sicurezza alimentare all'agricoltura di qualità, dalla protezione dei consumatori alla protezione civile, dallo sviluppo della medicina alla ricerca, dall'arte alla cultura e molti altri ambiti ancora.